come abbiamo detto prima, abbiamo messo diversi punti interrogativi in questo piccolo schema che abbiamo preparato per voi, e quando si parla di scuole senza con un dubbio è un po' un problema, nel senso che la scuola dovrebbe essere la base della formazione dei bambini, dei vostri figli. Io non ne ho, però li avrò e spero di poter essere sicura della scuola dove andranno a imparare. E il primo dubbio che ci siamo posti è, e già lo pensavamo l'anno scorso quando abbiamo preparato il nostro programma elettorale, ci saranno abbastanza posti per tutti i bambini nelle classi di scuola? Noi pensavamo di no. Io banalmente ho pensato sempre che quando andavo a scuola nella mia classe c'erano 12-15 bambini. Già le generazioni successive, che vuol dire semplicemente 5-6 anni dopo, 10-11 anni dopo, aumentavano almeno di 5-6 unità ogni volta. Quindi se quando ero piccola io c'erano 15 bambini in classe, 6 anni dopo ce n'erano 20, 6 anni dopo ancora ce ne erano 25, a un certo punto qualcuno si deve anche porre il problema che non bastino gli spazi attualmente esistenti. Probabilmente questa amministrazione non si è posta il problema, visto che finisce la scuola a giugno, è vero che ci sono ancora dei mesi prima che ricominci, però sono già stati fatti degli incontri con i genitori e pare che non ci sia abbastanza spazio per tutti i bambini. E quindi io dico, un'amministrazione capace dovrebbe anche essere un utile interlocutore per il consiglio d'istituto, per gli insegnanti, ed essere in grado di rispondere ad un bisogno del genere. Noi avevamo pensato alla cittadella scolastica, qualcuno la apprezzava, qualcun altro no, e i cittadini hanno scelto di non avallarla in un certo senso, perché era nel nostro programma elettorale, anzi era una degli aspetti fondamentali del nostro programma elettorale. Di fatto forse avevamo ragione, perché se adesso non ci sono abbastanza posti per i bambini, una soluzione va trovata. Allora non sarà la cittadella scolastica, perché se questa amministrazione dovesse anche soltanto pronunciare la parola cittadella, forse il buttone crollerebbe, dato che l'hanno tanto avversata. Fatto sta che i bambini di Tone non sanno se avranno posto nelle scuole, e ai genitori alla domanda a volte viene risposto: beh, manda i tuoi figli in un altro paese. Se questa è la soluzione che vogliamo nella nostra Vittore, evidentemente abbiamo scelto bene l'amministrazione. Un altro aspetto che riguarda la scuola è la serie di bugie, noi le abbiamo chiamate bugie per essere gentili, che la sinistra ha detto negli anni passati sulle scuole di Vittore. Le scuole di Vittore sono anche abbastanza vecchie, sicuramente vanno sistemate, la manutenzione deve essere continuativa, e può capitare anche che alcune parti dei muri o delle strutture abbiano qualche problema. Di fatto l'amministrazione precedente, oltre ad aver fatto interventi assolutamente per certificarne la sicurezza, si è sempre occupata della manutenzione. C'è stato un episodio, più o meno un anno fa, si è staccato un pezzo di intonaco da un muro della scuola di via 4 novembre, sembrava cascasse il mondo. Forse perché per una certa parte politica è facile fare delle polemiche anche grandi su questioni che poi sono risolvibili in maniera proprio facile. Tant'è vero che anche recentemente si è staccato un pezzo di intonaco e nessuno ha detto niente, perché è cambiata l'amministrazione, quindi le scuole sono sicure. Il punto è che se un anno fa quella che allora era la minoranza pubblicava foto di muri rotti e urlava contro l'insicurezza delle strutture scolastiche, oggi non si dice più niente, e niente è stato fatto sulle scuole di fuori, quantomeno niente di più di quello che aveva fatto anche l'amministrazione Tenti. Ci sono piccoli aspetti, poi ad esempio un piccolo parchetto dell'asilo che c'è sempre alla scuola via 4 novembre, la scuola Don Milani, sembrava che le mamme fossero pazze a dire che c'era il prato che non cresceva, la terra che dava fastidio ai bambini, eccetera. Anche su questo fatto
la minoranza di allora ha fatto un cancan terribile. Oggi la situazione non è cambiata, perché quella parte di giardino non si può cambiare perché l'erba non cresce, ma nessuno ne parla più. Sembra che prima Vittuone fosse l'inferno, adesso il paradiso, però come avete visto non è cambiato niente, cioè non è stato fatto niente per cambiare qualcosa che non andava bene. E l'ironia della sorte è che la lista che ha vinto si chiama per cambiare insieme. E l'ultimo aspetto che volevamo toccare della scuola sono i servizi che verranno eliminati. Anche su questo abbiamo qualche dubbio, nel senso che siamo sicuri che verrà eliminato il pulmino per il trasporto scolastico. Non sappiamo che idee ci sono di alternative, infatti vi diciamo che le alternative non sono certe, perché qualcuno parla di carpooling, insomma una serie di iniziative che, a parte il pedibus che avevamo in mente anche noi, non ci sembrano assicurate, almeno così non sono state definite in maniera certa.